Sono uomini e donne dotati di passione che prestano soccorso in situazioni di emergenza e salvano le vite. Si tratta dei 900 volontari della Protezione Civile delle Marche che domenica mattina si sono dati appuntamento a Pesaro per celebrare la giornata del volontariato. Un esercito di divise gialle che ha dimostrato di essere, durante l'alluvione del 2022, uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione. Avete lavorato nell'alluvione del 2022, ma anche i giorni scorsi siete stati molto impegnati. Sì, è andato anche bene che l'evento nelle Marche è stato importante, tanto da generare una dichiarazione di stato d'emergenza che il Consiglio dei Ministri ieri mattina ha approvato, ma fortunatamente non abbiamo subito danni, diciamo, ingentissimi. Nel giro di 2 o 3 giorni la situazione è tornata ragionevolmente sicura. Certamente ci sono stati danni un po' al reticolo idrografico, ma molti danni alle abitazioni scandinate e anche di privati che purtroppo si trovano in situazioni, in posizioni abbastanza basse rispetto agli alvei dei fiumi. Il problema grosso c'è stato sulle reti fognarie, che sono state insufficienti, perché nei paesi costieri normalmente succede questo per ovvi motivi orografici, e il volontariato è intervenuto tempestivamente. Nelle Marche siamo 12.000, e quindi proprio di cuore un grazie al mondo del volontariato. Quanto è importante questa giornata per tutti i volontari? È una giornata importante, i ragazzi vengono sempre volentieri, perché veramente durante l'emergenza è sempre difficile ringraziarli, invece in queste occasioni siamo più tranquilli, e tenete conto che in questo momento abbiamo ancora volontari che stanno operando nelle zone alluvionate. Dopo la Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Salvucci, i volontari insieme alle autorità locali e regionali si sono ritrovati in Piazza del Popolo per la consegna degli attestati di ringraziamento ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato. Sono fondamentali nel momento dell'emergenza, nel momento che c'è bisogno di loro, come in queste ore nella vicina Romagna e in parte fortunatamente minore anche nella regione Marche. Io ieri ho visitato tutti i luoghi che hanno avuto disagi e un po' di danni anche nella nostra regione, e in ognuno di questi luoghi c'erano decine e decine di volontari di Protezione Civile con i loro stivali infangati che davano una mano alle persone. La Protezione Civile, così come il mondo del volontariato in generale, deve essere da esempio per tutti quanti noi, per tutta quanta la società. Quest'anno Pesaro è capitale della cultura, quindi un grande onore aver ospitato questo evento. Sono particolarmente orgoglioso, perché quando parliamo di cultura è anche la cultura dell'accoglienza, la cultura di aver voglia di occuparsi degli altri, e i volontari della Protezione Civile, a cui rappresentano sicuramente questo, cioè il fatto cittadini che si mettono a disposizione, danno il loro tempo, lo dedicano a favore di tutta la comunità. A seguire la benedizione dei mezzi, accompagnata dal passaggio della squadra aerea di Protezione Civile dell'Aeroclub di Fano e il pranzo preparato dal Civic Club Mattei. Noi abbiamo una cucina che fa parte della colonna mobile regionale, assieme ad Ampas e altre cucine in regione. Visto che siamo nella provincia di Pesaro Urbino ed è l'unica cucina in Protezione Civile nella provincia, hanno chiesto a noi di cucinare in pratica per tutto il volontariato che è qui presente. Sono 900 i volontari, abbiamo preparato appunto 900 pasti. Ancora dobbiamo mangiare e speriamo che riusciamo a soddisfarli. Che significato ha per voi aver ricevuto questo premio, visto che nel 2022 siete stati duramente colpiti dall'alluvione? Ha un significato importante, perché ecco, è uno di quei progetti che sono molto utili all'interno della scuola. Insieme ai ragazzi abbiamo riflettuto su quanto era accaduto e siamo riusciti a trovare una chiave positiva per ringraziare tutti quelli che sono accorsi ad Ostra per aiutare appunto le popolazioni colpite. Saverio, quanta emozione c'è oggi a ricevere questo riconoscimento? Un riconoscimento per il lavoro fatto 2 anni fa per l'alluvione. Noi in particolar modo ci siamo occupati di Cantiano, oltre ad andare con i nostri mezzi per liberare Cantiano dal fango e il resto, poi siamo stati presenti per alcuni mesi nel portargli da mangiare sia da Fano a Cantiano pranzo e cena. È stato un bel impegno che la nostra associazione, i nostri volontari del Civic Club Mattei hanno fatto con tanto impegno, sono riusciti nel loro intento, e a noi, come a me e anche a loro, verrà dato questo attestato di riconoscimento per il lavoro fatto in quegli anni. Saverio, quello della Protezione Civile è un lavoro delicato, ma poi ci sono anche tante soddisfazioni. Certamente sì, il volontariato sono comunque le soddisfazioni. La difficoltà nel portare i pasti su, non facevi in tempo a finire, ritornavi, era già pronta la cena, e quindi è un impegno non indifferente che il volontariato vuole dare quella risposta e cerca di darla nel migliore modo, e quando ci riesce è soddisfatto del lavoro che ha fatto.
Lei ha detto: oggi ho la pelle d'oca a ricevere questo premio. Poi fra l'altro lei è dal 2000 che è nella protezione civile. Che cosa significa aver ricevuto questo attestato? In questi anni, oltre a dover aiutare, mi sono ritrovata ad essere aiutata, perché vengo comunque da un piccolo paese dell'entroterra maceratese che nel 2016 è stato duramente colpito dal terremoto, e poi anche in questi ultimi giorni siamo stati colpiti dall'alluvione a Tolentino, per cui comunque avere il supporto delle squadre vicine è molto importante, quindi non essere solo soccorritori, a volte ci troviamo anche ad essere soccorsi. Sul palco è stata riportata anche l'importanza della famiglia, che sono sempre accanto ai volontari. Sì, devo ringraziare anche la mia, io ho tre bambine, la più piccola 6 anni, che comunque mi supportano sempre in questo tipo di attività che comunque porta anche via tanto tempo, quindi un grazie sicuramente alla mia famiglia e a tutte quelle dei volontari della Regione Marche.